Salve a tutti, in questo filmato realizzato durante un nostro corso IPROMED farò vedere una tecnica che imparai da una allieva di Erickson, la dottoressa Phyllis Klaus, che è una psicoterapeuta americana. Ci insegnò questa tecnica particolare di risoluzione delle fobie in campo ostetrico, dove spesso abbiamo a che fare con fobie degli aghi, del sangue e altre cose interessanti. La metodica è una delle tante metodiche basate sui segnali ideomotori, c'è una modalità che serve per aggirare risposte coscienti, logiche e critiche da parte del soggetto. Ma consente in parte di aggirare la critica e di dialogare direttamente con la parte meno consapevole, meno conscia del soggetto, andando a scoprire a volte originali motivazioni della fobia a cui il soggetto in maniera discorsiva assolutamente non sarebbe arrivato. In questo particolare caso che illustriamo, una delle corsiste aveva una importante fobia verso i piccioni, quindi una cosa innocua che non ha risvolti di traumi psichici particolarmente importanti, di violenze o altre cose, ma devo dirvi che la metodica, che ovviamente affido alle mani esperte dei psicoterapeuti, come metodica, una metodica molto semplice che può essere applicata ovviamente con esperienza, molta prudenza, molta delicatezza e molto rispetto della persona per affrontare piccoli disturbi che non, una volta risolti non cambiano la struttura psiche del soggetto, quindi non è assolutamente una ipnosi terapia, ma è una modalità per aiutare la persona in maniera autonoma, infatti è una tecnica di autogestione del problema, per andare a comprendere meglio qual è l'origine del suo trauma. Poi la difficoltà sta da parte di chi conduce l'ipnosi nel trovare subito una modalità di ristrutturare il virgolette trauma che eventualmente la maggior parte delle volte viene fuori. Poi, se uno studia la metodica, trova già dei format privilegiati per le singole patologie, e quasi sempre lo schema è: ti metto in condizione di essere più forte del bambino che affronta il trauma, o di farti aiutare qualcuno di cui hai piena fiducia, cioè ti do degli strumenti per vedere con chiarezza quanto è successo, ridimensionarlo, ricollocarlo in una giusta prospettiva, e questa ristrutturazione, e quindi ne vieni fuori. La cosa incredibile è che a volte anche con psicoterapie prolungate il trauma non viene fuori, perché il meccanismo della rimozione protegge il soggetto. Mentre invece con questa metodica, nell'arco di una ventina di minuti, nella maggior parte dei casi si risolvono fobie semplici. Le riprese non sono eccezionali, però si capisce bene come viene applicata la metodica. Buona visione. Esattamente come tutti gli altri, cioè il dito ha una vibrazione di questo genere, l'avete visto bene. Ed è un segnale che questo dito, l'indice della mano destra, per te significa sì. Adesso fai una cosa molto simile, ma per la parola no. Vedi bene la parola no? Senti la tua voce che dice no con convinzione, entra nella sensazione di rispondere no a qualcuno con decisione, finché una mamma mia, come si vede bene. Vedete bene tutti anche da lontano che il pollice si sta muovendo chiaramente, ed è anche questo momento assolutamente genuino. Chi c'era nell'altro tentativo l'altra volta ha visto che le dita si muovevano poco, quindi ora lo segno di resistenza era poco intelligibile. Adesso ci serve, Veronica, un terzo dito che è molto importante, ascolta. Perché per te significa, ascoltami bene, non sono ancora pronta in questo momento a rispondere alle tue domande e quindi non ti voglio rispondere.
sarà la tua via di fuga, sarà il modo, dai, mio, sarà il modo in cui quando c'è qualcosa che non riesci ancora ad affrontare, che non ti piace, ti permetterà di uscire, perché sarò molto delicato e sarò molto rispettoso di quello che tu vorrai fare. Ad ogni passaggio ti sembrerà addirittura noioso quante volte te lo chiedo. Anzi, chiederemo al tuo inconscio se è il caso di andare avanti con questa metodica. Quindi, proprio per questo, la metodica è sicura perché sarà una guarigione che ti auguro di raggiungere tra pochi minuti, del tutto autogena, vuol dire che tu sei pronta per farla. Ma se non sei pronta, nessuno ti costringerà ad affrontare questo tema se fosse troppo impegnativo, non fosse ancora il momento di farlo. E quindi, la prima cosa che ti chiedo di fare è. E risponderai attraverso le dita, lascia che le dita si muovono automaticamente senza interferire, anche se la risposta diciamo, è in contrasto con quello che pensi, è la domanda è molto semplice, so sempre sì e no le risposte. Questo fatto dei piccioni, il tuo inconscio è disposto qui oggi con me, davanti a queste persone, in quest'aula, ad affrontarlo per risolverlo? Eh sì. L'indice dice di sì, perfetto. Fatto questo, chiediti e rispondi con le dita se questo fatto dei piccioni è legato a un qualcosa che è successo a te o ad altri nel passato. Quindi è qualcosa che non è successo a te e non è successo a persone che conosci, ma è successo qualcos'altro che forse hai visto o sentito. Benissimo. Allora, il tuo inconscio è disponibile qui adesso, davanti a me, in quest'aula, ad andare a esplorare questo qualcosa che adesso ancora non conosci e che è la causa della fobia dei piccioni? Questo è un no residuo, però stavo avendo il sì, eccolo qua, sì, perfetto, molto chiaro da leggere, qui è facile come leggere proprio il giornale per i bambini, facilissimo. Bene, allora se il tuo inconscio è disponibile ad affrontare questa cosa, io ti propongo di lasciare che il tuo inconscio scopra in maniera molto graduale, molto delicata, molto prudente. Guardando e capendo questo qualcosa con molto distacco, qualcosa che non ti coinvolge in nessun modo direttamente. Puoi magari far comparire immagini e vorrei che tu immaginassi di essere in un grandissimo cinema multisala, scegliendo la sala più grande, la più grande possibile, mettendoti al fondo della sala, nell'ultima fila, vicino all'uscita. E vicino a te ci metti qualcuno di cui ti fidi, tuo compagno, tuo fratello grande, Superman, chi vuoi tu, qualcuno che ti dia forza, coraggio, ti sostenga. E lo schermo è enorme, ma quello che apparirà sullo schermo sarà molto piccolo sullo schermo, piccolo come un televisore, sarà anche privo di colori. Piccolo, in bianco e nero, lontano, puoi interrompere, uscire quando vuoi, perché tu hai incredibilmente un telecomando e sarai tu l'addetta alla proiezione di questo film che ti si aprirà nella mente adesso. Quindi, se il tuo inconscio è disposto a fare questo, senza fare niente, in maniera passiva, anche se ti sembra tutto molto strano, lascia che prenda forma questa sensazione. Questa immagine. E quando avrai capito questo qualcosa che in qualche modo riguarda i piccioni, faccelo capire muovendo ancora il dito del sì. Preso, ok? Adesso allora. Senza aprire gli occhi, senza riemergere da questa condizione di profondo stato di concentrazione che hai raggiunto, senza cercare a scegliere le parole,
Farfuglia, Balbetta, dillo a pezzi, fai come vuoi, ma non uscire da questa condizione, ma in qualche modo verbalizza e raccontami che cosa hai compreso in modo che io possa aiutarti. Terra morto. Che cos'è che è morto? Piccione. Spiaccicato. Com'è successo? Tu vedi una scena quindi in questo momento l'hai vista. Sangue. Sei tu piccola? Lascia che nella tua mente prenda anche forza la convinzione che tu sei lontana, che non sei responsabile di quello che è successo. Che è una scena che darebbe fastidio a chiunque, ovviamente, ma noi possiamo anche vedere cose più disgustose o che più emotivamente ci coinvolgono, mantenere una certa distanza, no? Sapere che possiamo lasciarlo là, lontano, che qualcun altro addirittura si occuperà al posto nostro di ripulire la scena, di renderla emotivamente sempre forte, ma possiamo prendere distanza da questo, perché tutto sommato non riguarda la nostra vita, non ci ostacola, no? Ma chiedi piuttosto al tuo inconscio se c'è dell'altro oltre questa scena. E se ci fosse, lascia che il dito del sì ce lo faccia capire. Ok, quindi forse questo era solo un piccolo tentativo di difesa e di fuga, ma forse c'è dell'altro. Allora, lascia che ti faccio la domanda più diretta. Può esserci qualcosa che riguarda proprio te nel tuo passato che provoca la fobia dei piccioni? Ok. Questa cosa che dici esserci nel tuo passato è successa prima che tu avessi 10 anni? No. Prima dei 15? Prima dei 20 anni? Prima dei 25? Ok, tra i 20 e i 25, quindi un fatto recente che in qualche modo però non è ben chiaro nella tua memoria, che forse è un po' rimosso, no? Quindi è una giovane ragazza, ma già un'adulta, insomma, che ha assistito a quest'altra cosa o che è stata coinvolta in quest'altro evento. Chiedersi al tuo inconscio se è conveniente qui adesso, davanti a me, davanti a queste persone, se è opportuno affrontare questo secondo episodio che è probabilmente più importante di quello che hai detto prima, e se sì, lascia che sia il tuo dito a rispondere. Ok, va bene. Allora rientra nella condizione di profondo rilassamento che hai sperimentato prima, di nuovo le stesse condizioni, tu non sei coinvolta direttamente, qui è qualcuno che ti fa vedere un film, delle foto, dei ritagli di giornale o racconto, ma che non ti fanno rivivere la scena, scena alla quale tu non sei costretta. Di nuovo nella presenza, ma potrai vedere a distanza e capire a distanza senza rivivere quanto è successo. Chiedi se a queste condizioni l'inconscio è disponibile a farti capire che cosa è davvero successo in questa seconda occasione.
e lascia che le dita rispondano. Sei disposta, inconscio di Veronica? Sì, bene, ok, allora prenditi il tempo, rielabora la scena e quando sei pronta, senza cercare le parole giuste, senza scegliere le frasi, in maniera molto semplice, senza aprire gli occhi, racconta che cosa è successo. La finestra era chiusa. Batteva contro. Non usciva. Era dentro la stanza. Sì. Un piccione. Sì. Questo non è spiaccicato, questo è bello vispo. Sì. Maschio o femmina? Com'è finita? Batteva. Cosa hai fatto? Urlato. E poi? Batteva. Non sarà ancora mica in quella stanza quel piccione, chi l'ha fatto uscire? Io sono andata via. Ok, perfetto. Bene. Io vorrei che tu spiegassi con la Veronica lì, che giustamente si è spaventata e non aveva strumenti per risolvere la situazione, quindi si è data alla fuga. Molti di noi l'avrebbero fatto di fronte a una cosa che ci spaventa. C'è chi grande e grosso si spaventa per un ragno e urla lasciando la stanza perché non riesce a affrontare un piccolo ragnetto che è un microbo rispetto a noi. Beh, il piccione non è tanto grosso rispetto a noi. Riesci a immaginare come è fatto un piccione? Se tu lo prendessi in mano, cosa che per te adesso non è possibile, è leggerissimo. Chissà come cazzo fa a volare. Ma spesso i piccioni si spaventano tantissimo. Hai provato a inseguirli in piazza San Marco per una strada, come gli vai vicino scappano. Con questo collo che va avanti e dietro, camminano in un modo pazzesco. Io avrei un dolore alla cervicale pazzesco facendo quel lavoro lì tutto il giorno. Una vita di inferno per beccare quelle poche cose che trovano per terra e poi scappano sempre. Scappano sempre perché hanno una paura fottuta. Hanno una paura fottuta degli uomini e delle donne, e quindi tu, grande e grossa come sei, se avessi davvero la consapevolezza della differenza, del divario di forza, intelligenza, capacità che hai, potresti pensare di risolvere la situazione. Mentre apri la finestra non ti assale di certo, però appena vede che il vetro è aperto scapperebbe perché ha molta più paura di te. Allora vorrei che tu vedessi questa scena. Veronica, invece di scappare senza toccarlo, senza far niente, ma girando bene alla larga, apre la finestra, batte le mani, così, con forza, e il piccione scappa fuori. Veronica chiude la finestra e ciascuno va per la sua strada. Vedi questa scena, entri nella sensazione di aver superato un piccolo ostacolo che ti dà però più forza, più sicurezza. E quando hai fatto questo lavoro, facci capire che il dito del sì ha concluso. Bravissima, sei proprio brava.
Chiedi per caso se, per caso, ci fosse qualche altro motivo per avere la fobia dei piccioni e lascia che sia alle tue dita rispondere. C'è qualcos'altro che riguarda la fobia dei piccioni che ancora non abbiamo esaminato? No, perfetto. Allora chiedi al tuo inconscio se da adesso in avanti è disponibile a liberarti in maniera progressiva, graduale, senza fretta, senza esagerare da questa fobia dei piccioni che ti rende la vita più difficile del normale, e quindi chiedi se da questo momento il tuo inconscio ti dà il permesso di cominciare gradualmente a evitarli senza doverli toccare, senza avvicinarti, ma senza neanche esserne spaventato, perché sai che loro hanno più paura di te, molta più paura di quella che hai tu. È come il rapporto dei pesi: tu peserai 100 volte un piccione e il piccione ha 100 volte più paura di quella che avevi tu, la paura che tu avevi. E a questo punto prenditi qualche istante per lasciare che questa sensazione di benessere, di potenza, pervada tutto il tuo corpo e la tua mente. Sappi che nelle prossime giornate, nei momenti in cui sei sovrappensiero o di notte mentre sogni, il tuo inconscio farà ancora gran parte del lavoro per risistemare tutta questa situazione, per limarla e per darti modo di consolidare questa nuova sicurezza che si farà ogni giorno sempre più evidente, e lo capirai ogni volta che incontrerai dei piccioni lungo il tuo percorso e non ci mancherà l'occasione. Ho fatto questo. Io sono conto da 1 a 5, a 5 uscirebbe questo bel lavoro che hai fatto, ti sentirai benissimo, riposata, di buon umore, carica di energia, pronto per raccontarci come ti senti. 1, la mente riaggancia alla situazione di quest'aula. 2, prendi coscienza bene dei rumori, delle persone, della posizione del tuo corpo sulla poltroncina, senti che il corpo riaffiora. 4, riaffiora sempre di più, i muscoli prendono tono e vigore, respiro di nuovo superficiale, e 5, bel respiro. Beh, il sorriso è ottimo. Non te lo ricordavi questo episodio? L'avevi rimosso? Alla tua casa tua? Nella cucina di mia nonna. Strano, tra 20 e 25. Solitamente il racconto riguarda l'inizio, sotto i 10 anni, insomma. E perché? Si chiama rimozione, no? Allora, 2 note tecniche. Il segnale era molto chiaro da leggere, quindi io che ci sarebbe riuscito. E si vede quando è falso, è come una levitazione. Segnale genuino, la vibrazione. Cosa sentivi? Una scossetta? Prima da qua. Infatti, quando voi fate questo mestiere, dovete guardare qui, non le dita, perché il primo segnale compare da una piccola contrazione dei tendini. Poi vedete che il dito comincia a vibrare. Però questa vibrazione particolare è un po' caratteristica, non tutti allo stesso modo, anche se non lo spieghi prima. Le dita sono casuali, quindi posso scegliere uno qualunque, non è detto che debba essere sempre l'indice, sì, ok? Però una volta stabilito un codice, con quello lavorate. Poi la difficoltà nel porre i quesiti o far elaborare è sempre che andiamo su un codice binario, sì o no. Quindi non è che puoi dire, ma senti tu che codice, perché se l'altro risponde si alleggerisce, quindi sì o no. Quindi c'è nel libro anche spiegato bene come si costruisce la biblioteca di domande di questo tipo, se va un po' per filoni, no? Successo a te, successo a un altro. Nel passato, sì, no. Sotto i 5, sotto i 3, qualche volta arriviamo anche sotto i 3 anni, però li zoppica sempre un po', cioè, i ricordi sono dai 3 in poi, 3-4 anni in poi, quelli rimossi e efficaci. Poi, altra nota, qui la reazione emotiva era, c'era, ma era scarsa. Se la cosa è molto impegnativa c'è una forte reazione emotiva, cioè, piango, no, veramente, cioè, io so pianto profuso, proprio il naso che cuore, veramente una maschera di dolore e sofferenza. Poi l'altra nota tecnica, la cipolla. Quasi sempre la prima cosa che buttano fuori è un diversivo.
flare dei caccia, degli aerei da caccia, no? Buttano fuori cose di magnesio provente per deviare il missile. E ricordo forse un caso dei più drammatici, era una giovane ragazza incinta piena di condilomi acuminati, questa verruca genitale, adesso si fa il vaccino l'HPV, ma quando trattavano non si sapeva neanche cos'era ancora, e era già stata da 1000 dermatologi, fatte 1000 bruciature, si riempiva sempre, adesso in gravidanza era pienissima. Si rivolge a me perché la seguisce come ginecologo per la sala parto, dico ma c'è questa cosa, vogliamo vedere da cosa dipende. E lì ci siamo andati avanti per 6 volte, cioè 6 bucce di cipolla, prima di arrivare al punto vero che era mio papà, quando sono molto piccola mi tocca. E quindi se mi rendo ripugnante nessun uomo più mi toccherà. Ma era il penultimo strato, lo strato ultimo a cipolla era a me piace. Fatta questa esplosione dell'inconscio, lei da anni sopra di condilomi, tempo 10 giorni non ha più niente. Perché sapete che c'è il discorso immunitario, c'è il virus, c'è, ma il sistema immunitario è così. L'altra applicazione frequentissima che ho fatto per la sbloccare travagli che erano congelati dal fatto che il corpo era pronto sul piano ormonale, fisiologico, ma la mente bloccava a partire dalle contrazioni perché era una situazione di allerta. E molto spesso chi lavora in sala parto lo sa, esposti dalla camera alla sala parto si blocca tutto per un po', poi ripartono le contrazioni. Gli animali partoriscono al buio protetti, quando, se c'è un pericolo passa le contrazioni e scappano. Se la mangia qualcuno, giusto? Okay. Che ne pensi? Ci racconterai nella chat di WhatsApp nei prossimi giorni che cosa è successo. Magari conti già un piccione un pomeriggio quando esci di qua. Vai fuori davanti a Panfegge, non sai. Ah, così a beh, una cosa che hai detto tu quando ci siamo messi a pranzare, abbiamo chiesto ma te la sente, ti ricordi che tu hai detto basta che ho una via di fuga. Sembra correlato con quello che hai detto. Sì, beh, alle 4 potete fare una pausa pranzo, andate, lei offre caffè a tutti. Abbiamo fatto questo lavoro grazie. Però se lo prendi in braccio, come hai detto, lo prendi in braccio è piccolo. Non lo prenderei in braccio, ma la finestra. Nessuno te lo chiede, tu devi solo acquisire, gustarti questa sensazione. Mi serve fibre di qualche psico. Cioè contenuti come vi è sembrato vederla così facile, no? Sempre facile. La difficoltà è improvvisare, nel senso che tu sul momento devi ristrutturare la cosa e non dici ma adesso ci penso, se te la posso poi un pagliaccio, no, mi sembra assurdo, mentre sono lì devi. Esatto. Hai preferito la fuga alla soluzione attiva. La prima immagine che lei ha dato, ci sono schiacciato. È un qualcosa che si è creato nella sua testa, ma che non c'entra nulla con quello che effettivamente. Era diversivo anche quello, oppure esprimere solo. È successo anche con quanto la sia ripugnante l'essere toccati da un piccione. Cioè magari il piccione disgustoso c'era nella sua mente, e se lo trova in camera non può neanche pensare di avvicinarsi. Per cui sono mangi. Sono sinergiche successive le due cose. Comunque lo posso descrivere, schiacciato con l'ala aperta. Metti nella friggitrice un attimo. L'alette di pollo non mangiava, penso no? Di averlo inventato. Non hai detto questo? Non hai detto che hai inventato tutt'altro. Non è inventato, sono due episodi. Quello c'era e ha dato potenza al piccione vivo. Che è quello che fa il trauma, no? Cioè solo ottieni un trauma quando ci sono degli eventi successivi correlati col trauma, si possono riattivare, no? Allora è come un faro, se tu hai un faro puntato, tipo dal dentista, un faro puntato non vedi quello che c'è dietro, anche se quello che c'è dietro è più significativo, quindi la prima cosa che è venuta fuori è appunto nell'effetto cipolla, proprio serve vederla così la spegni quella luce. Comunque anche il dentista, però. Sì, no, io ho un problema serio. Comunque io ti invito a casa mia, perché il mio compagno e mio suocero sono dei columbofili, vanno le gare di velocità dei columbi. No, c'è tutto un mondo ed è bellissimo. Noi a casa ne abbiamo 90 coppie.
perché sono insieme per la vita, piano di velocità, penso. Quindi scappare, sono bravissimo, quando impari hanno il loro codice, ti guardano, ti comunicano, come quando uno ha il cane o il gatto che sa che sta esprimendo qualcosa, no? È un mondo dei piccioni, no, è un mondo incredibile, ma esiste, c'è anche il doping, c'è tutto un mondo a parte. Se compri uno stallone che ti fa determinate uova ti costa 500 euro il maschio, belga, che viene un mondo. Ha detto cagate sui piccioni, no? No. Forse per qualcuno la fobia di un piccione può sembrare una stupidaggine, per me ultimamente sta diventando davvero invalidante, mi sembrava anche che peggiorasse un pochino con il tempo. Anche solo l'idea di mangiare a un tavolino all'esterno oppure di guidare l'auto senza tenere i finestrini alzati era davvero impensabile, la paura che un piccione potesse sfiorarmi o entrarmi in auto era davvero un problema. In seguito alla rimozione della fobia ho provato delle sensazioni molto particolari, principalmente stando seduta per esempio a un tavolino all'esterno per consumare un pranzo, mi è sembrato strano come io non abbia mai pensato di poter allontanare un piccione. Diciamo che continuo a essere dell'idea che non lo vorrei mai toccare, continuo a farmi davvero ribrezzo, ma non mi dà fastidio. Se mi cammina a fianco non scatto più urlando, piuttosto batto le mani e lo allontano, ma neanche finché sta a distanza di sicurezza o mi cammina solo vicino, per me non è più assolutamente un problema. È una sensazione che mi sembra che continui a cambiare con il tempo e mi danno davvero sempre meno fastidio. E sono curiosa di vedere quest'estate.